La ricetta che prepariamo oggi è una ricetta che viene tratta dalla tradizione gastronomica lombarda, milanese nello specifico, è l'osso buco con la gremolada o gremolata. Qual è la variante che faremo noi oggi? Utilizzeremo il tacchino, in questo caso appunto l'osso buco di tacchino. Lavoreremo con due linee delle pentole Agnelli, nello specifico l'alluminio e l'antiaderente. Gli ingredienti che vedete qui davanti a me sono sufficienti per 4 persone. La preparazione è semplice e 10 minuti di preparazione per allestire appunto la linea e 30 minuti di cottura per avere un piatto veramente molto profumato. Ecco gli ingredienti per la ricetta di oggi. Osso buco di tacchino, limoni bio, prezzemolo e aglio tritati e surgelati, farina di tipo 00, vino bianco, burro, olio extravergine d'oliva, sale marino iodato fino, pepe nero e un po' di brodo vegetale. Alcuni di questi prodotti fanno parte delle linee bio e pan panorama. Come prima cosa andiamo a sciogliere un po' di burro all'interno della padella, già appena calda, con un po' di olio extravergine d'oliva. Questo consente all'olio di raggiungere un punto di fumo un po' più alto. Mentre olio e burro vanno in temperatura, vado a rifinire un pochino il mio osso buco, per cui tolto la pelle, inciso lateralmente in modo che non si arricci durante la cottura e infarinato. Qualche minuto di pazienza, andiamo a rosolare tutti i lati e poi si andrà a sfumare con un po' di vino bianco. Si regola di sale e di pepe entrambi i lati. Si sfuma col vino bianco. E infine il tocco tutto mediterraneo di questo piatto, ovvero l'aggiunta del succo di limone. Poi continueremo la cottura per una ventina di minuti circa. L'utilizzo dell'alluminio mi consente una cottura, se volete, anche molto delicata, in quanto è un metallo che distribuisce in maniera uniforme su tutta la superficie di cottura la temperatura, il calore appunto. E quindi nel frattempo vado a continuare con la preparazione. Quindi prezzemolo tritato, aglio tritato e le zeste. Si otterrà questa salsa che sembra quasi secca in realtà, però vi assicuro che è profumatissima e sarà proprio la parte aromatica di questo piatto. Lasceremo così quasi a riposare durante la cottura dell'osso buco appunto e verso la fine della cottura, 5 minuti prima di portare tutto in tavola, si andrà a insaporire con la gremolada. Gli ultimi minuti di cottura saranno quelli che trasformeranno ancora di più questo piatto, quindi si andrà a distribuire un po' di salsa sopra gli ossobuchi. Nel frattempo, come potete vedere, si è creata una fantastica salsina grazie al vino, alla farina e al limone. Altri 5 minuti di cottura e qui siamo pronti per impiattare. Si distribuisce e alla fine, così un po' come fosse un atto distratto, l'ultima parte profumatissima di questo piatto. E buon appetito! Buon appetito da Anna Maria Pellegrino e da Pan Panorama. Queste e altre video ricette le puoi trovare nel sito di panpanorama.it.